Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele, oggi sono a Cervia, siamo qua perché si è appena concluso l'Italian Open Championship, una fantastica manifestazione di danza sportiva di quale abbiamo già anche fatto uscire un video, vi mettiamo il link qua sopra così potete vederlo. Questa sera sono qui a Cervia, ho parcheggiato il camper proprio nel parcheggio di fianco al palazzetto. E adesso, visto che sono qui, stasera non tornerò ancora a casa, domani dovrò fare una tappa ancora verso Bologna, quindi la serata la passeremo qui e ho pensato di andare a fare un giro con il monopattino direttamente in centro a Cervia. Quindi in questo video vi farò vedere che cosa riuscirò a scoprire e a trovare in questa sera a Cervia. Io vi lascio, se non l'avete ancora fatto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, mettete un like a questo video ovviamente se vi è piaciuto, attivate la campanella e poi da poco abbiamo anche aperto la pagina su Instagram Gabrinadi Freetime, quindi se non l'avete fatto iscrivetevi anche lì. Adesso andiamo, si va con la sigla. Allora ragazzi, ovviamente prima tappa, mentre non è ancora buio, volevamo andare a vedere la spiaggia di Cervia. Da dove abbiamo parcheggiato il camper, quindi dal palazzetto, c'è tutta la pista ciclabile che arriva fino in spiaggia, quindi molto molto comodo, per questo lo consigliamo. Adesso parcheggio un attimo il monopattino, voglio andare fino in punta alla spiaggia, voglio andare a vedere il mare. Andiamo! Sono da poco passate le 9 di sera, ragazzi, qua in spiaggia si sta veramente da Dio, veramente fantastico, c'è ancora anche qualcuno che non è ancora andato a casa, quindi ancora lì che sta prendendo il fresco, devo dire dopo un'intera giornata è veramente fantastico, rigenerante. Voglio arrivare proprio fino al mare, quindi fino sulla battigia. E c'è anche una bella arietta, ragazzi, è veramente fantastico. Il sole ovviamente è già tramontato, qua ci sono anche parecchi gabbiani, proprio rigenerante al massimo. Eccoci qua ragazzi, guardate, c'è ancora anche gente che sta facendo il bagno, si sta veramente bene, veramente veramente bene. Laggiù ci dovrebbe essere il porto, dovrebbe esserci uno dei canali che porta appunto l'acqua del mare alla salina, perché Cervia è famosissima anche per le sue saline, che sono diciamo nell'entroterra. E quindi su uno di questi canali che porta l'acqua del mare alla salina hanno anche costruito il porto. Credo che andremo a vederlo di stasera, perché è un bel giretto in centro, mi piacerebbe proprio farlo. Comunque ragazzi, il mare è sempre il mare. Quindi ragazzi, prima cosa da fare a Cervia, venire assolutamente a vedere il mare e la sua fantastica spiaggia di sabbia finissima e anche, come vedete, lunghissima. Andiamo a scoprire la seconda cosa da fare a Cervia. Ragazzi, la seconda cosa secondo noi da fare a Cervia è fare una passeggiata ovviamente sul lungomare e arrivare fino qui, fino al porto di Cervia. Adesso percorriamo un pezzettino insieme. Adesso ci troviamo proprio in riva al canale emissario delle saline, vedete ci sono anche tutte le imbarcazioni parcheggiate, invece da questa parte c'è il mercato del pesce. E la terza cosa che sicuramente consigliamo di fare a Cervia, noi questa sera non lo facciamo perché è già tardi, ovviamente è venire a mangiare il pesce, venire a gustare il pesce su uno di questi fantastici ristoranti.
Ragazzi, per chi vuole c'è anche il trenino ovviamente da prendere qui a Cervia. E allora siamo alla quarta cosa da vedere a Cervia, Torre San Michele. La potete vedere qui alle mie spalle, è stata edificata intorno al 1600. Inizialmente è stata costruita per difendere il porto e il magazzino del sale dall'attacco dei turchi, dei pirati. Poi ovviamente successivamente è stata convertita in faro e all'ultimo piano c'è una fantastica vista, diciamo, c'è questa sala panoramica con una vista mozzafiato, ma bisogna chiedere un permesso per poter andare sopra a vederla. Continuiamo a scoprire Cervia. Siamo arrivati alla quinta cosa da vedere a Cervia, il Musa, lo vedete qua alle mie spalle, è proprio di fronte alla torre. E appunto sono il museo del sale, sono dove una volta c'erano i magazzini, è un museo appunto racconta la vita di chi appunto all'epoca lavorava nelle saline, quindi sono tante foto, tante testimonianze di chi appunto è vissuto sul sale di Cervia, il famoso sale di Cervia. Bene ragazzi, siamo entrati dentro il Musa, il Museo del Sale è aperto anche la sera, quindi abbiamo approfittato, il biglietto è 2 euro e adesso lo scopriamo insieme. Appena entrati al museo si sale su questo ponte dove su questo schermo per terra racconta tutta la storia dalla fondazione di Cervia, tutto il percorso, quindi tutto il lavoro che è stato creato intorno al sale fino ad arrivare ai giorni nostri. In esposizione c'è anche una barca che utilizzavano per trasportare il sale. Allora ragazzi, abbiamo appena terminato la visita qui al Musa, al Museo del Sale, devo dire molto molto interessante, e abbiamo anche preso alcune informazioni per quanto riguarda la visita della salina Camillone. È una salina che appunto non è meccanizzata né niente, raccolgono ancora il sale praticamente a mano, ma è visitabile soltanto la domenica e il giovedì pomeriggio, quindi noi sicuramente non lo vedremo. Continuiamo ancora, andiamo a scoprire cosa c'è ancora da visitare qui a Cervia. Allora ragazzi, siamo arrivati alla sesta cosa da vedere a Cervia, siamo in piazza Garibaldi, qua ci sono un sacco di monumenti, qua potete vedere la cattedrale, invece dall'altra parte c'è il palazzo del comune e laggiù c'è anche una piccola fontana ottocentesca che adesso andremo a vedere. Una caratteristica della cattedrale è il campanile a cuspide, che adesso vediamo se riusciamo a vedere anche quello. Ragazzi, questa sera qui in piazza, proprio di fronte alla cattedrale, c'è anche questo mercatino con tutti questi quadri veramente coloratissimi, molto 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 belli.
allora siamo arrivati alla settima cosa da vedere. Sicuramente noi non la possiamo vedere perché di sera non si può visitare, ma andate a visitare la salina, quindi vi ho già detto prima, quella salina di cui vi ho parlato prima, visitabile la domenica e il giovedì pomeriggio alle 17, l'ingresso è vicino alla statale dove c'è il centro visite, e quindi sicuramente la settima è andare a visitare la salina. In una sera ovviamente non è possibile. Ragazzi, per gli amanti della cucina, guardate un po' qua alle mie spalle, c'è questa gastronomia, ha veramente di tutto, dolce, salato, fantastica. Siamo proprio di fronte al Museo del Sale e qui questa sera c'è il Festival delle Arti, stanno anche suonando. Ragazzi, questo era l'altro magazzino del sale, adesso hanno creato un ristorante, si chiama Darsena del Sale, ecco, Darsena del Sale, è veramente spaziale, spettacolare, devo dire anche dal punto di vista architettonico sembra molto molto carino, e sia dentro, all'interno veramente bello, c'è questo contrasto tra ovviamente antico e moderno, e invece sulla parte esterna c'è anche un pontile, si può mangiare direttamente su questo pontile galleggiante, quindi lo consigliamo assolutamente. Non ci siamo mai stati, ovviamente se qualcuno c'è già stato scriveteci sotto nei commenti un po' di informazioni, però sembra veramente spaziale, molto molto interessante, e quindi continuiamo ancora il nostro giro. Ragazzi, ovviamente siamo in Romagna, l'ottava cosa da fare è prendere una piadina o un crescione. Noi abbiamo scelto questo posto qua, Piada GP mi sembra si chiama, comunque andiamo dentro e scegliamo cosa prendere. Eccola qui ragazzi, buon appetito, crudo, squacquerone e rucola. Ragazzi, siamo sul ponte e guardate che roba particolare, c'è anche una chiusa, non so come venga utilizzata, però c'è questa chiusa proprio di là c'è il mare, quindi prima del ponte c'è questa chiusa particolare. E allora ragazzi, siamo arrivati alla nona cosa da vedere a Cervia, il suo porto. È molto bello, quindi ve lo facciamo vedere anche questo. Sicuramente di giorno si vedrà meglio. Adesso è già tardi e quindi ritorniamo sul camper. E allora ragazzi, chiudiamo questo video qui, proprio in questo punto davanti al Grand Hotel Cervia, che per anni è stato il simbolo del turismo appunto qui a Cervia. Concludiamo con la decima cosa da fare, qui sempre in zona, non è a Cervia ma proprio qui vicino c'è Milano Marittima. Noi ci siamo già stati 2 anni fa mi sembra, carina, molto bella e ovviamente molto vivace, c'è un sacco di shopping, si può fare un sacco di cose, sono delle spiagge bellissime. Quindi non mi resta che salutarvi, vi diamo appuntamento come sempre al prossimo video, se questo video vi è piaciuto metteteci un like e ricordatevi di iscrivervi alla nostra pagina Instagram, è da poco che l'abbiamo aperta, ma andate lì così vi potete iscrivere, ci potete seguire in modo anche un po' più diretto direttamente su Instagram. Io vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!